Buonasera pubblico di Onda TV e quello di Onda Strike, siamo arrivati alle battute finali anche di questa stagione. Io saluto subito il nostro opinionista in studio che ci ha tenuto compagnia, ci tiene compagnia tutti i giovedì, Claudio Pacella. Buonasera, Buonasera bentrovato. Andrea, buonasera agli amici a casa. Allora, ovviamente si parte con una notizia che poi è anche una non notizia, quasi scontata, la vigilia con la Juventus che si è cucita sul petto il suo settimo tricolore consecutivo e quindi ha battuto un record, Juventus campione d'Italia per la stagione 2017-2018. Lo sapevamo, Claudio, Sì. anche dall'evolversi della situazione. Non so se però, ecco, guardando il campionato a rewind, facendo una marcord anche con questa puntata di Onda Strike, è giusto o no? Se la Juve ha meritato Sì, intanto avevamo pronosticato l'X, hanno giocato per non farsi male, neanche tentando il o no? Grazie. gol, lo 0-0 ha chiuso definitivamente questo campionato che all'inizio aveva visto, anche dato i nostri pronostici, Andrea, sulla vittoria finale della Juve, ma per fortuna lo è stato solo alla penultima giornata matematica perché il Napoli ha dato fastidio finalmente alla Juve che sono ben sette campionati che insomma gioca quasi, non dico da sola, ma a un mese, 2 mesi dalla fine già aveva dato negli anni precedenti il suo verdetto. Speriamo, chiudendo questa ultima giornata, che per l'anno prossimo ci saranno davvero queste squadre che faranno sul serio, rinforzandosi veramente, Andrea, e parlo delle milanesi, oltre che al Napoli, che sembra confermare anche il suo allenatore, la Roma. Lo è già forte, anche lei ha bisogno di alcuni giocatori per togliere così lo scelto alla Juve, che, come dici, dall'inizio era pronosticabile, così ha rispettato il pronostico e ha vinto il suo scudetto settimo anche quest'anno. Allora, la vera notizia ve la diamo noi, al di là della Juve campione, insomma, che ormai è anche una notizia, noi giornalisticamente parlando la chiamiamo vecchia perché da domenica sono passati già 4-5 giorni, no? Quindi Certo. il titolo è assegnato, la festa è stata fatta. Poi parleremo del dominio della Juventus tra Coppa Italia e campionato, anche lì questo è un altro record, però ecco la notizia che vi voglio dare, questa vincita clamorosa che Sì. noi raccogliamo proprio alle battute finali di Onda Strike. Parliamo di una vincita che ammonta a 3.368 euro con un errore, perché addirittura chi ha giocato poteva vincere 12.880,82 euro, la dea Eh bendata sì. ha dato una carezza, non proprio un bacio del tutto. Vediamo qual è stato l'errore e vediamo che tipo di schermata, che tipo di giocata è stata. Sì, siamo contenti di finire così, Andrea, veramente alla grande, addirittura 5 gare pronosticate tutte con il risultato esatto e chi ha pronosticato bravissimo ne ha indovinate 4, come vedete, la vittoria del Cagliari a Firenze 0-1, pronosticata 18,25 la quota, il 2-2 bello, combattuto fino alla fine, Crotone-Lazio, la vittoria del Torino di misura sulla Spal ed è questo l'unico risultato. E ricordiamoci comunque che la Spal stava vincendo a Torino 1-0 e sarebbe stato clamoroso lasciare questo risultato così perché avrebbe vinto, come dici Andrea, come hai detto, 12.880 euro. Poi continuiamo con la vittoria dell'Udinese a Verona, era facile pronosticare perché ormai il Verona è in Serie B, 0-1 e ancora indovina questo bravissimo ascoltatore, scommettitore, il 2-1 del Chievo a Bologna. Stava perdendo, poi alla fine è riuscito a vincere. Questa molto probabilmente è stata la vittoria che permetterebbe, forse permetterà al Chievo di salvarsi. Una giocata che ha chiuso questo campionato alla grande, non è facile assolutamente, Andrea, indovinare i risultati e ne ha indovinati 4 su 5. Con un errore, come vedete, questo sistema ha vinto 3.388 euro. No, davvero complimenti, complimenti e insomma noi speriamo che si ricordi di Sì, te, di di noi. noi. Torniamo in studio nel Credo frattempo. sia la vincita più alta di quest'anno. Sì, la più alta, io azzarderei, non so se di quest'anno o di questo ciclo di Onda Strike, Sì. adesso dobbiamo rivedere un po' nell'archivio, però sicuramente è un bel bottino, una bella vincita. Ora chi ha vinto potrà godere, no? Di Ma quello che un raccoglie. angolo apriamo una parentesi.
la vittoria mancata del Verona con il Sassuolo avrebbe permesso al Certo. sottoscritto, ricordi quella giocata di Come qualche mese no, fa, lo di ricordiamo. 4.000, 5.700 Sì, euro. visto che stiamo facendo la Marcord, anche Stiamo quella parlando di sarebbe record. stata, Sarebbe stata clamorosa. sarebbe stata clamorosa. Penso che non sei rientrato a casa quel giovedì, perché No, non ho potevi. dormito. Ah, ecco. Bene, bene. Allora torniamo sul calcio giocato prima di vedere la schermata, le schermate di questo giovedì, di questa settimana. Ecco, tu facevi accenno alla prossima stagione, dopo 7 vittorie di fila incassate e messe a segno dalla Juventus per quanto riguarda ovviamente il campionato. Per quanti anni secondo te Claudio sarà così? Oppure se già dal prossimo anno ci può essere un'inversione Ma di rotta per non guarda, scadere nella monotonia, ovviamente, per chi non ha i colori bianconeri nel certo, cuore, no, io personalmente, lo dicevo anche agli amici della Juve, ma anche quelli che seguono il calcio, anche che se non sono della Juve, io personalmente farei quello che il Milan alcuni anni fa, quando vinse le due Coppe dei Campioni di seguito e fece in Europa un exploit alla grande. Io lascerei un attimino, fosse così, i dirigenti della Juve, il campionato, perché voglio dire, 6 campionati, 7, 8, sarebbe poco da esultare, no? Anche se sono campionati di casa. Io punterei l'anno prossimo, fossi nella Juve, tutto sulla Champions. Cioè, quei rinforzi di livello, chiaramente di livello, perché andarsi a confrontare ancora con Real Madrid, Barcellona, che si rinforzeranno anche loro, Chelsea, Paris Saint-Germain, eccetera. Io punterei sulla Champions, lasciando anche qualche punto la domenica in campionato, facendo giocare, non dico la seconda squadra, ma comunque, come ricordo, fece il Milan in quegli anni, arrivando a 20 punti in campionato dalla prima, ma vincendo la Champions più volte e facendo veramente diventare il calcio italiano a livello europeo grandissimo exploit. Io così, la Certo. Juve, io, secondo me, vincere ancora un campionato, buttare tutte le energie sul campionato, Coppa Italia, eccetera, e poi magari uscire prima della finale della Champions, io ci rifletterei, fossi così, con la Juve. La domanda che sorge spontanea è la seguente, se la stanno ponendo anche gli amici che ci seguono da casa. Questo è un consiglio da opinionista o da interista? Tutte e due le cose, Perché da insomma, se la opinionista Juventus si perché io lo riposa farei, fa bravo, e da interista perché bene. lascerebbe a noi, al Napoli, al Vabbè, Milan, certo, insomma, di così, giocarci fino all'ultimo il altrimenti mandiamo la campionato. replica di questo, anche se devo dire è stato un campionato più Sì, avvincente, che sì, comunque ha sì, sì. segnato in zona Cesarini, no? Sì, La penultima assolutamente, giornata. l'ho detto prima, siamo all'ultima giornata, diciamo che la matematica è arrivata la scorsa settimana, la penultima rispetto agli altri anni, no, 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 un plauso al Napoli, alla Roma, eccetera, questo bellissimo incontro per la Champions Lazio-Inter che ci sarà, no, no, ci ha tenuti fino all'ultima giornata, questo è stato un bel campionato. Va bene, allora lasciamo all'atere di questa trasmissione tutte le considerazioni, anche con qualche pagella, vi daremo Sì. tante curiosità. Ora vediamo la schermata di questo giovedì, l'ultima giornata, cade il sipario dunque sulla Serie A Team 2017-2018, la schermata, il pronostico che ci arriva da Alessandro. Vai Claudio. Sì, siamo appunto all'ultima giornata, ci sarà solo un anticipo sabato 19 alle 15, appunto la Juve, che giocherà con il Verona e Alessandro ci dice 1 più over 3,5, vittoria della Juve e over 3,5, minimo 4 gol, 3 a 1, 4 a 0. Questa sicuramente sarà una passerella per la Juve, giocherà in casa l'ultima e l'ultima sarà anche per il Verona, ma l'ultima in Serie A perché ahimè purtroppo il Verona è già retrocesso. Io credo che questo sarà un risultato, così si fa per dire, solo per la statistica, direi non uno più over, ma da 2 a 5 gol. Cambierei così questo pronostico anche per la quota un tantino più alta. Genova-Torino, ci dice Alessandro gol. Una delle due gare, secondo me, domenica scorsa è quella di Torino-Spal, vera, le altre qualche dubbio l'ho avuto. E anche Crotone-Lazio chiaramente è stata combattuta. Per il Genova, l'ultima in casa, vorrà finire bene il suo campionato, ormai salvo da qualche settimana, 1x. Poi, anche se non seguo così come Alessandro ha messo la sequenza delle squadre, dico Cagliari-Atalanta e gol. Qui diciamo, iniziano le gare per la salvezza, perché all'Atalanta basta un punto per l'Europa League matematica, anche se sicuramente già c'è, perché la Fiorentina dovrebbe vincere con uno scarto
alto a Milano con il Milan, però il Cagliari, ecco, con un punto rischierebbe, secondo me, anche per la classifica avulsa, dico 1x. Poi Chievo-Benevento, Alessandro dice 1. E vincendo a Bologna, secondo me il Chievo ha quasi salvato la stagione, non rimane che l'ultimo sforzo contro un Benevento ormai retrocesso, ma che esce a testa alta, secondo me, dopo un inizio faticoso, poi ha ben figurato. Anche qui 1x. Poi Milan-Fiorentina, Alessandro dice 1. E dopo il pari anche per il Milan a Bergamo 1-1, è sicuro è matematico il posto in Europa League, si dovrà vedere se sesto o settimo posto. E per la Fiorentina, diciamo, la sconfitta interna con il Cagliari ormai è stato determinante, sicuramente arriverà ottavo. Dico gol. Napoli-Crotone, invece qui Alessandro dice gol. E secondo me questo è il compito più arduo delle squadre che devono salvarsi ed è quella del Crotone, che l'ultima giornata andrà proprio a Napoli. Ben affigurato, ha giocato una gara tutto cuore la settimana scorsa il Crotone, però rischierebbe addirittura Andrea, anche facendo risultato a Napoli, la retrocessione, o qua metto over. Poi Spal Sampdoria 1 più gol, e questa per la Spal è un'occasione irripetibile per salvarsi, appunto, ricordiamo, dopo 39 anni è tornata in Serie A, vincendo con la Sampdoria sarebbe salvo 1x. Poi Udinese e Bologna, Alessandro ci dice ancora 1, e questa ancora riguarda la salvezza. L'Udinese, che vincendo a Verona, come abbiamo detto prima, ha quasi messo un'ipoteca anche lei per quanto riguarda la salvezza. C'è il rischio per l'Udinese, finendo insieme alle tre squadre che insieme a lei stanno lottando per la salvezza, la famosa classifica avulsa, mi metto 1x. Poi Lazio-Inter, x2, questo è il big match dell'ultima giornata, si giocheranno un posto. L'ultimo posto in Champions, e doveva essere così, l'abbiamo detto qualche settimana fa, e così è. Anche grazie al Crotone, grazie a Mister Zenga, che dopo la sconfitta in casa dell'Inter con il Sassuolo, grazie al pareggio del Crotone con la Lazio, ha ridato all'Inter quella linfa vitale per domenica di giocarsi all'ultima giornata, all'ultimo posto in Champions. Qui dico over 1,5, minimo 2 gol. E chiude Alessandro con Sassuolo-Roma 2 più gol. Questa è l'ultima gara, l'ultima, diciamo, senza sussulto. La Roma ormai già matematica in Champions, Sassuolo salvo. Io metterei X fisso anche per alzare un po' la quota. Per alzare la quota, vediamo subito i risultati esatti, ovviamente perché vogliamo essere non solo più precisi, cioè dare tutti gli spunti del Sì. caso. Ecco qui la terna che ci arriva in questo giovedì, Milan-Fiorentina 2-1, Napoli il pareggio per il Napoli 1-1 e poi Lazio-Inter ci dice questa terna 2-0, quindi un risultato che condannerebbe l'Inter fino alla fine. Il motto non è Sì, dell'Inter, ma... Che dici? beh, dico che lui sicuramente sbaglierà, chi ha pronosticato il 2-0 della Lazio, e su Milan-Fiorentina io vedo l'1-1, perché è vero che la Fiorentina non ha più la possibilità di entrare in Europa League, però magari troverà un Milan ormai soddisfatto del suo sesto posto, e su Napoli-Crotone l'1-1 sì, il Crotone giocherà sicuramente una grande gara, ma come ho detto prima, pur vincendo, il Crotone rischia lo stesso di retrocedere. E Lazio-Inter, io vedo un 2-1 per l'Inter, una vittoria di misura. Addirittura. Comunque sarà molto, molto difficile perché la Lazio ha due risultati su tre. Sì, ormai diciamo ha ottenuto, ha centrato, no, Sì. l'obiettivo. Andiamo con il pronostico dei marcatori, potete anche ovviamente giocare coloro che poi possono Sì. realizzare anche in quest'ultima giornata una lunga, lunghissima serie come al solito, Claudio. Sì, Vedo io, Dybala, vedo. esatto, io su Dybala, Pavoletti e Trotta sarei d'accordo, la metà di questi pronosticati sono ben sei, insomma, indovinarli tutti è molto molto difficile. Io aggiungerei che non c'è in questa schermata, Sì. Icardi, come auspicio, augurio, Icardi. Lasciami beh, almeno c'è l'ultima almeno giornata il gol della bandiera, di eh? sperare, vincendo a Roma un posto in Champions, che era all'inizio del campionato quel che era il pronostico della società. Allora, rientriamo in studio per ovviamente ancora scattare un flash su quello che è stato il campionato e soprattutto su questa coda che, come ci ricorda il saggio popolare, è la parte più
difficile, no? Da affrontare. Ecco, io parlerei di coda non solo del campionato, ma anche della classifica a questo punto, perché al vertice ormai tutto fatto, tutto assegnato, il titolo è andato alla Juventus. Vediamo la lotta alla salvezza, Claudio, perché Sì, lì è ci può una. essere lo scontro, no? La gara dell'ultimo minuto. Sì, c'erano queste due ultime giornate, l'avevamo detto anche la scorsa settimana, e questa ultima, addirittura dal Chievo a 37, Udinese a 37 con le vittorie a Benevento e Bologna, Cagliari 36, e la Spalla 35, il Crotone a 35, e l'ho detto, il Crotone andrà a Napoli. È la partita più dura, Napoli gioca in casa, vorrà chiudere in bellezza anche il suo campionato, la Spal giocherà in casa così come il Cagliari e l'Udinese. Diciamo che evidentemente conterà molto così la mentalità, la freschezza di queste, chi arriverà meglio all'ultima giornata, la temperatura che magari troverà nei campi come appunto Cagliari e Verona, non so, io sarei contento per il Crotone dopo la gara che ha disputato con la Lazio, meritava di vincere anche la gara 3-1, c'è stato il salvataggio di De Vrij sulla linea, sul 2-1 per il Crotone, poi la Lazio chiaramente, essendo una grande squadra, è riuscita a pareggiare alla fine, mi dispiacerebbe per il Crotone perché anche lei meriterebbe di salvarsi, però l'hai detto Andrea, fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata, siamo lì. Si arriverà forse anche a una classifica avulsa, poi lì si vedrà chi fra due o tre squadre arriveranno a pari punti, chi avrà la meglio negli scontri di rete, nelle differenze reti. Questo è tutto da Sì. vedere. E così come sarà l'ultima gara, oltre a questa bellissima lotta per la salvezza, l'unica che ancora non ha il verdetto, che è quella del quarto posto, che vedrà Roma Lazio-Inter, che chiuderà domenica sera alle Certo. 20:45 questo campionato. E lì veramente o tu o Dio si giocheranno fino all'ultimo. La Lazio ha due risultati su tre, però l'Inter ha avuto la possibilità, dopo aver perso, ahimè, in casa con il Sassuolo, ormai le speranze sembravano perse, ma con il pareggio della Lazio a Crotone ha avuto ancora un'ultima possibilità di andare a 69 punti, vincendo a Roma 72, pari con la Lazio, però poi nello scontro diretto, lo 0-0 a San Siro con la Lazio, vincendo a Roma andrebbe l'Inter in Champions. Eh sì, quindi insomma vedete che Eh sì, sono queste le gare da tenere sotto controllo fino assolutamente sì. alla fine, perché la posta in palio, da un lato c'è la permanenza in Serie A, È dall'altro alta. sappiamo che sono cambiate le carte in tavola, per fortuna per quanto riguarda l'accesso in Europa, quindi rientrare tra le prime quattro, insomma. Sì. Beh, non è solo una questione economica, anche di prestigio. Ricordiamo che l'Inter sono 7 anni che non va in Champions, sarebbe un risultato che era quello che all'inizio, diciamo, la società si era prefissata come raggiungimento totale, perché dobbiamo dire la verità, la Juve, il Napoli e la Roma, come rosa, come squadre, erano superiori. Dunque un quarto posto sarebbe ottimo per l'Inter o per la È Lazio. quello che si auspicava un po' anche Sì, all'inizio di Onda sì, sì, sì. Strike, seppur l'Inter era partita ingranando la marcia, Eh no? In sì, maniera. i primi mesi, beh, era anche prima in classifica, però insomma, si sapeva che poi la rosa era Eh quella, beh, come il sì. Napoli, Andrea, 14-15 giocatori, con qualche infortunio, anche il Napoli stesso ha pagato. Eh sì, beh, diciamo, ecco, sembra una coincidenza, non so fino a quando lo è, da quando la Juventus vince gli scudetti, se, o meglio, li ha vinti sempre nella storia, ma di fila, sette di fila, l'Inter non va in Champions. Sì, Quindi, per rispetto, evidentemente per rispetto giustamente della Juve. per Per venerazione, no? rispetto della Juve, aspettando il triplete che poi non c'è stato. C'è E ormai si stato. è abbinato sul duplete. Eh sì, ma c'è il triplete, sembra il negativo, Al no? Perché c'è negativo, questo che non vince Rovelli che non vince nulla, sempre niente. tre fa e sempre triplete Sì. nell'accezione ovviamente negativa. Allora no, io ti chiedo una cosa, insomma, visto che siamo in tema di bilancio, no? Stiamo tirando le somme di questa Chiudiamo stagione, con. proviamo a dare un voto. Non Bravo. ti posso dire a 20 squadre, No, altrimenti, no, no. insomma, staremo. Diciamo Fanno prima il fra le governo e prime poi otto. stiamo. Rischiamo Esatto, faranno primo questo. loro. Faranno prima. Però ecco, le prime otto, ci Sì, puoi dare un voto alla diciamo, Juventus, ne all'Inter, alla mettiamo Lazio? una in più delle famose sette sorelle che fino a qualche anno fa, E sette sì, sorelle e una cugina, è una diciamo così, cugina. va bene. Beh, iniziando dalla Juve sicuramente, che ha vinto il campionato, un bel 9, meritato Se lo sicuramente. Un merita, insomma. Napoli 7,5, 7,5 perché poteva fare di più.
nell'ultimo mese Non è poteva. brillante, è un bel voto, ma non è brillante, Non come è tu dici. brillante perché Andrea si pensava quasi dopo la vittoria a Torino potesse vincere il campionato. Dunque Certo. qualcosa ha pagato e ha perso quel punto per arrivare all'8,5, 7,5. 7,5 anche alla Roma. Ottimo campionato della Roma, ottima Champions, sfiorato la finale. Noi ricordiamo le grandissime partite sia con il Chelsea, con il Liverpool, l'Atletico Madrid, lo stesso Barcellona, Roma da 7,5. Noi stiamo parlando del campionato. Lazio 7. Anche lei un ottimo campionato, è quarta, lotterà con l'Inter, che all'Inter do un 6,5 con punto interrogativo, perché dovesse vincere a Roma, anche l'Inter andrebbe al 7, sicuramente 7-7,5, perché rientrerebbe nella Champions quarto posto. Milan 6 meno. Eh Siamo sì, stati buoni, 6 meno sono sei stato buono, meno, ma non è già sufficiente magnanimo. perché con, l'abbiamo ripetuto più volte, con la campagna acquisti di 200-250 milioni di euro, sicuramente non era questo il posto del Milan. Anzi, durante il campionato si era parlato addirittura di campionato o perlomeno un posto in Champions, ma lo troviamo ancora oggi al sesto posto. Potrebbe anche finire settimo se l'Atalanta dovesse vincere a Cagliari, un 6 meno. All'Atalanta un 7,5. Eh sì, grande Non bel campionato. solo un altro grande campionato, rientrare ancora in Europa per una squadra di ragazzi. Ma diciamo l'Atalanta ancora conferma di essere tra le prime 7, 7,5 sicuramente meritato. È un 6, appena 6 alla Fiorentina che poteva anche lei fare di più. Non 6 meno perché il Milan sicuramente come rosa e come spesa del calciomercato aveva appunto speso di più. Un 6 alla Fiorentina e chiudiamo con queste Certo, 8. non possiamo dimenticare in questa stagione, torniamo al massimo della serietà, che la Fiorentina ha dovuto affrontare un grandissimo Ah sì. dolore che c'è stato. Però questo non incide sul No, 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 campionato, no, ma anzi, resta come ferita, no? Resta come. diciamo che è riuscita a compattare emotivamente lo spogliatoio. Noi ricordiamo le 5 partite di seguito vinte dopo purtroppo questa tragedia, perché quando succedono queste cose il capitano della squadra, poi gli altri si sentono di dare 2 volte, 3 volte in più e la Fiorentina c'è riuscita. Peccato per questa ultima sconfitta in casa con il Cagliari, se no era lì lì a giocarsi all'ultima giornata a Certo. Milano con il Milan, che lei è un posto in Europa League. Ecco, l'Atalanta, stando alle tue pagelle, prende Eh sì. tanto quanto il Napoli. Quindi Devo vuol dire. dire che questo Napoli si è perso tutto Se il sul Napoli. finale? Beh, se il Napoli ha una squadra in 3 anni la stessa, con calciatori che guadagnano certo non quello che guadagnano i calciatori dell'Atalanta, è rientrata in Champions ma non ha vinto il campionato. Una squadra come l'Atalanta, che costa 10 volte meno del Napoli, rientra ancora lei in Europa. Certo non si poteva pretendere di rientrare in Champions, ma in Europa League merita sì lo stesso voto del Napoli, assolutamente sì, perché Andrea ci sono squadre più blasonate dell'Atalanta, ma lei riesce sempre, addirittura ha la possibilità di arrivare ancora prima del Milan. Sicuramente. E a questo punto qualche consiglio, qualche suggerimento per l'estate, perché insomma si riaprirà ovviamente non subito, ma Eh sì. tra qualche settimana Sì. la campagna acquisti per alcune squadre devono Io proprio fare una metamorfosi, hai cioè ragione, hai rivedersi ragione. completamente. Secondo Chi lo deve il mio fare, chi? modesto parere, io per quanto riguarda la Juve, partiamo sempre da chi è chiaramente la prima in classifica, ha l'urgenza, Andrea, impellente di pensare a un portiere, perché oggi c'è L'addio di stato Buffon. l'addio di Buffon, l'annuncio di Buffon in conferenza stampa con il presidente Agnelli a fianco. È vero che ha un portiere di riserva molto bravo, ma credo che la Juve cerchi un portiere di sicuro avvenire. Ha bisogno di due difensori perché ricordiamo l'età della difesa dei difensori della Juve, pur essendo Sì, negli ultimi anni i più forti della Serie A, come Chiellini e Barzagli, però anche lì la Juve sì, sì. credo debba mettere La mano. residenza per E anziani più due, giovane, insomma, della bravo, difesa un della paio di Juventus. centrocampisti. Perché? Perché la Juve deve assolutamente, lo ripeto, puntare alla All'Europa, Champions e certo. non al campionato. E ha bisogno di centrocampisti di grande, grande qualità, perché quando sono mancati quell'uno o due centrocampisti, la Juve ne ha pagato le conseguenze. Per il Napoli credo abbia bisogno di due difensori, credo che Koulibaly debba rimanere assolutamente perché è il difensore più forte, ed un grande, grande centrocampista, ma un grande, dico, di livello.
deve riuscire a spendere soldi per prendere un grandissimo centrocampista per puntare al campionato e per fare una grande Champions. Per la Roma, secondo me, giocatore ogni reparto, un difensore, un centrocampista e un attaccante, perché la Roma ha una base molto molto solida e forte. L'allenatore si è dimostrato, il nostro, dico nostro perché è abruzzese, Di Francesco, e ne siamo contenti, perché l'ambiente Roma non è facile assolutamente, ha fatto un grande campionato, una grande Champions. Per la Lazio, che già anche lei è anche un'ottima squadra, con un centrocampista, un difensore, perché De Vrij, lo sappiamo già, andrà all'Inter. E l'Inter, come dicevo, se vuole insieme al Milan tornare ad essere protagonista, ha bisogno anche lei di due grandi centrocampisti, per come la vedo io, un grande attaccante e due difensori. Perché se Skriniar e De Vrij saranno una coppia formidabile, ha bisogno dei due terzini. E poi per il Milan, per il Milan lo sappiamo, ci sono almeno tre o quattro giocatori che andranno via, ha bisogno anche lei di rifare un po' dalla difesa fino all'attacco nel centrocampo, dei ottimi giocatori per tentare almeno di dar fastidio alla Juve o al Napoli. Bene, allora questi consigli di Claudio Pacella chissà se saranno raccolti. Ma lo devono sicuramente, perché deve essere, insomma, c'è tutto uno studio dietro. E deve essere combattuto e bello come quest'anno. Il campionato italiano ha bisogno anche delle milanesi, più, oltre che dalle romane, sì, no, che hanno fatto un ottimo campionato. Delle milanesi si diceva già dall'anno scorso, e che è tutto dire, perché insomma si attende, si evoca ancora Andrea, guarda, scatto d'orgoglio delle milanesi. Lo sfottò è certo bello, no, perché no, poi è la constatazione. Anche però, gli amici che ci seguono sappiamo quanto noi vogliamo sdrammatizzare ogni settimana, ma una squadra che porta ogni settimana 70.000 spettatori ed è risultata la squadra in Europa che ha più spettatori, l'Inter, l'Inter ha bisogno, questi tifosi hanno bisogno di una grande squadra, perché giocare con il Benevento con 60.000 persone, con il Sassuolo 70.000 spettatori, Andrea, hanno bisogno, ma non solo l'Inter, anche il Milan, di avere delle grandissime squadre come in passato. Va bene, allora dunque noi possiamo chiudere qui il nostro appuntamento del giovedì con Onda Strike per quanto riguarda anche questa stagione 2017-2018. Non c'è l'Italia Mondiale, questo non ci darà modo di continuare, ahimè. Però lasciamo, non dico il dubbio, ma lasciamo aperto, diciamo, uno spiraglio, una finestra. Chiudiamo qui, salvo sorprese. Salvo modo tale sorprese. Che se ci saranno richieste, no, per magari per la Serie B, per i playoff, per i mondiali, magari noi le valuteremo, esatto. Ovviamente, poi decideremo il da farsi. È chiaro che per quanto riguarda il campionato, i giochi sono fatti e quindi ci fermiamo questa sera. Io, oltre a ringraziare Claudio Pacella, che è stato sempre con noi, grazie Andrea, grazie a chi ci ha seguito anche quest'anno per tutto il campionato. Hai parlato di nazionale e perché no, chiudiamo con in bocca al lupo a Mancini, che è il nuovo CT della nazionale, lo conosciamo bene, giocatore, grande giocatore della Sampdoria, della Lazio, dell'Inter, panchina dell'Inter. Perché dopo Ventura potevi fare anche tu l'allenatore, perché peggio perché di Ventura non potevi andare, figuriamoci Mancini, ha l'esperienza giusta, ha vinto in Italia, ha vinto all'estero, gli diamo un in bocca al lupo veramente, e che speriamo riuscirà per i prossimi europei, che è quello il traguardo del 2020, a portare una nazionale di tutto rispetto, perché l'Italia è sempre stata una grande nazionale, sia per quanto riguarda gli europei che per i mondiali. Sì, l'ha detto subito, tetto dell'Europa e bravo, del mondo, bravo. Non il tetto della... Ahimè, ognuno di noi in questo mondiale si prenderà la sua squadra, non sarà l'Italia. Io personalmente, a me piace il calcio, vedo il Brasile. Oppure si va, insomma, su Rai Premio o su qualche altro canale. Sì, no, sì. Mettete a 18, no? Sì, Rai Premio. Sì, esatto. Questo esatto. Sempre, perché è chiaro che, insomma, non... Sì, assolutamente sì. È un po' la malinconia che resta, effettivamente. Quando si avvicina poi il momento dei mondiali, un conto saperlo a dicembre, che non ci si va, un conto adesso. Nessuno cioè, di noi... Adesso si realizza un po', no? Nessuno di noi e di chi ci segue, le nostre generazioni... non hanno mai visto un mondiale senza l'Italia dal 58, Andrea. Ahimè, purtroppo quest'anno bisogna vedere le altre squadre. Eravamo già tutti pronti, magari anche con qualche trasmissione, ma non solo, anche i ristoranti, certo, e tutti quanti pronti.
chi in piazza, chi altro, per vedere l'Italia non ci sarà. Va bene, allora io ringrazio Claudio Pacera, ringraziamo insieme a te Claudio tutti gli opinionisti che ci hanno affiancato da settembre ad oggi, Valerio Di Fonso e Guglielmo Paolucci, ma soprattutto ringraziamo la vera forza di questo programma che è il pubblico che ci segue. Bravo, da Andrea. Casa. Senza il pubblico possiamo noi andare a casa. Bravo Andrea. Grazie soprattutto a coloro che ogni giovedì hanno mandato le schermate, hanno mandato i risultati e insomma sono stati con noi almeno virtualmente e E molte volte indovinando i risultati esatti, come l'ultima settimana, l'1-1 Atalanta-Milan e Sampdoria-Napoli 0-2. E certo, quindi anche, e poi questa vincita clamorosa che abbiamo raccontato all'inizio di questa trasmissione, che però ora siamo davvero alla fine. Grazie Claudio Pacella, grazie ancora Andrea, grazie al nostro pubblico, al pubblico di Onda Strike, e buona serata su Onda TV.